Il comune di Sovere, grazie a un bando di Regione Lombardia, potrà effettuare un importante intervento di riqualificazione. Sì, ha un contributo di Regione Lombardia di 500.000 euro a fondo perduto che ci permetterà di intervenire su quello che ormai è chiamato l'ex bocciodromo, che è uno stabile ormai, non dico abbandonato, ma non utilizzato da più di 15 anni e che verrà riqualificato completamente. È un progetto di circa 900.000 euro che prevede in sostanza la riqualificazione di questo immobile, verrà di fatto abbattuto e ricostruito ex novo per farci la sede della biblioteca e abbiamo in mente anche comunque di utilizzare alcuni spazi, soprattutto per le persone anziane che hanno bisogno di un ambiente facilmente raggiungibile. Verrà di fatto rivisto completamente l'edificio. Sì, l'edificio verrà completamente rivisto, abbiamo già fatto un progetto di fattibilità, adesso il professionista che sta curando il progetto sta facendo la parte definitiva ed esecutiva, in modo che poi potremo cantierare l'opera che per la parte rimanente verrà finanziata con avanzo di bilancio. Saranno strutture che potrà anche dialogare con l'area verde che è sita proprio lì accanto. Sì, l'idea è anche quella di poter utilizzare l'orto inclusivo che oggi è di pertinenza, diciamo, esclusiva delle scuole anche per dare la possibilità a chi lo vuole vivere di fare attività di lettura, di svago, di passare il tempo libero all'interno di un ambiente sicuramente interessante anche da questo punto di vista. Inoltre, state cercando di ottenere altre risorse, in questo caso dallo Stato, sempre nell'ottica di interventi di rigenerazione. Sì, anche qua abbiamo fatto sicuramente un qualcosa di importante per l'Alto Sebino e la Val Cavallina, perché siamo riusciti a fare coesistere cinque comuni, cinque progetti di cinque comuni, Endine, che è stato di fatto il promotore di questa iniziativa, noi Sovere, Lovere, Pianico e Rogno. È un progetto importantissimo, sono 5 milioni il bando a cui partecipiamo, sono cinque progetti che verranno gestiti tutti però dal comune di Sovere che si è dichiarato ente capofila, e questo sicuramente è un aspetto particolarissimo e che va un po' da una parte, premiare la professionalità che abbiamo in questo comune, sia per quanto riguarda l'ufficio tecnico che per quanto riguarda l'ufficio finanziario, e che si creerà nel caso in cui tutti speriamo di poter vincere il bando, che ricordo è un finanziamento a fondo, è un contributo a fondo perduto che copre il 100% dell'investimento. Perciò è chiaro che è una cosa a cui aspiriamo e ci stiamo proponendo con forza. Abbiamo poi, come dicevo, 5 milioni, ma 5 progetti. 5 progetti tutti nell'ambito culturale, perché questa era una delle caratteristiche che il filone doveva accomunare comuni limitrofi con stesse caratteristiche. Si pensava da prima a un aspetto di carattere sportivo, ma poi per affinità si è andati sul culturale. Sovere candida un progetto di 1,5 milioni per la riqualificazione completa dell'ex Filanda, Lovere 1,2 milioni per all'interno della riqualificazione dell'ex caserma per realizzare il museo naturalistico. Rogno ha un intervento energetico di 200.000 euro su un immobile comunale. Pianico intende riqualificare la palestra attuale in auditorium e area culturale, e per quanto riguarda Endine, anche questo è la ristrutturazione di un immobile nelle vicinanze del comune per realizzare o per meglio integrare la biblioteca e altri aspetti di carattere culturale.